Buongiorno a tutti e benvenuti a Scenari Economici. Oggi parliamo di Germania e di come tutta la rivoluzione digitale che voleva mettere in campo il governo semaforo, cioè governo formato da socialdemocratici, verdi e liberali, stia un po' cadendo a pezzi. Ad esempio, l'Intel, alla quale il governo tedesco voleva pagare 10 miliardi di euro di contributi per aprire una fabbrica nel Magdeburgo, ha deciso di rinviare l'inizio della costruzione della fabbrica di almeno 2 anni, nonostante i ricchi contributi, perché non c'è mercato e la società in America è in crisi, quindi non se la sente di investire in Europa. Nello stesso tempo, Northvolt, che doveva costruire una fabbrica di batterie, alcuni mesi fa è andata anch'essa in crisi e ha deciso di rinviare la costruzione della fabbrica. L'unico investimento pagato dallo Stato con contributi che verrà fatto dovrebbe essere quello di TSMC, cioè la società di Taiwan che costruisce anch'essa microchip, la quale però è in ritardo di 4 anni nel realizzare il suo impianto in Arizona. Quindi i miliardi che la Germania voleva spendere nella sua rivoluzione digitale e così via, così spinta dal governo, in realtà rischiano di essere solo un grande flop. Venite su Scenari Economici e leggete questa notizia in tutta la sua interezza. Grazie e a presto.